Ben ritrovati male nella mia cucina, ragazzi. Oggi vi porto un tutorial della vita che può salvare veramente la vita. Vi insegnerò il modo più bello italiano come preparare la pasta, ragazzi. Come cucinare la pasta se non farla a microonde. Cioè, te pensa che immaginati, prendi la padella, prendi la pentola, mettici l'acqua e mettici quello e mettila sul fuoco, falla bollire, tagli tutto via subito, scatola, microonde, ragazzi. Cioè, è l'evoluzione della vita. Qua proprio sì, oggi si fa la storia. Mi piace gli Andrian Shop? Per chi non sa che sono gli Andrian Shop, è concetto giapponese tutta in euro. Trovate l'ira di Dio, il mondo, che costa tutto 100 yen. E c'è una sezione molto specifica sul microonde. Perché dovete pensare che in Giappone mica tutti hanno la cucina. Alcune case hanno delle cucinini piccolini, delle tristezze. Gli appartamenti che intorno ai 20 metri quadri hanno delle cucine veramente microscopiche. E in Giappone, se meglio, non si vuole sbattere più di tanto in cucina dopo che torno a lavorare. Se vuole mangiare qualcosa, va al ristorante. A casa cerca di trovare cose sbrigative. E hanno creato un'intera sezione solo per loro, per l'amore della cucina a microonde. E oggi vi presento il cuocipasta. Cuocipasta da microonde. Questo, ogni colpo è uno schiaffo all'italianità, alla dignità, all'essere italiano. Cioè, proprio così, bam, bam, bam. Guardate qua, l'immagine di uno spaghetto alle vongole. E qui giù, qui lacrime. Hashtag lacrime. E vi spiego, vedete, potete calcolare la quantità di spaghetti, c'è cioè il misurino, livelli, questa è la tecnologia giapponese, altro che le luci a Shibuya. Ah, raga, Akihabara, questa è la tecnologia giapponese in una scatola. Poi vi dice, la stendi, la riempi di acqua fredda, perché ti metti l'acqua calda che ti ustioni a vita, e c'è lo scolino. Hanno pensato tutto, c'è pure lo scolino, ti dicono, e la gente ti dicono, devi fare così. Numero 1, numero 2, numero 3. Metti caso che vuoi scolare la pasta mentre ancora non è cotta e poi. Cioè, immagina se uno parte alla 3. Le magie. Ma così, appare la pasta. Ma andiamo a spacchettare sto brodo. Sto cazzotto nei reni, perché questa è una bestemmia proprio. Che si fa per voi, ragazzi? Guardate, il misurino, il dito. Non cominciamo a pensare male di dito. E beh, diciamo che la misura è quella dei giappi più o meno. Là stiamo. C'è pure il livello di acqua, ragazzi. Mezzo litro più o meno. Qua si possono cuocere 100 grammi. 100 grammi. La fame proprio. 100 grammi. Adesso vado a prendere 100 grammi di pasta. Li misuriamo. Lo so che mi state amando, questo canale lo amate così tanto adesso che comincio a portare la cucina, come non cucinare in Giappone. Perché tutti quanti fanno le ricette fighissime, tutti quanti, ma in realtà che una parte della popolazione mangia pure in queste condizioni, perché non è che solo io rivedo i sughi pronti, le carbonare già congelate, pronte come le matriciane, come l'ira di Dio di roba pseudo italiana già pronta. Che riempie scaffali e scaffali che ci ma sono magna mezza Africa ci può magna, ma li vedo solo io. Quindi vuol dire che i giapponesi mangiano pure sta roba. Cioè, perché non condividere con voi queste realtà che sono così, quel momento dove potete godere nel far reagire male vostra nonna o vostra madre. Mamma, vieni qua, guarda come preparano la pasta in Giappone, guarda che bello. Sì, è giù di bestemmia. Allora, bisogna prendere la pasta e ficcarla nel buco. Non è una cosa, cioè, già stai stressato dopo 12 ore d'ufficio, poi ti metti a cercare il buco con la pasta, perché la misura 100 grammi deve essere così, nel buco. Cioè, io mangio questa quantità di pasta, in una settimana sono morto io. Cioè, dove devi scannare i maiali? Ti devi mangiare un bue vivo, ti devi mangiare, perché se no ce la fai. Levi questo qua, io lo aggiungo un po' di più, perché se me ne sembra la tristezza. E là si mette dentro le emozioni della vita. Questa è la stessa pasta belga,
strano, non dico manco da schifo perché non l'ho assaggiato, perché sto facendo in contemporanea due video, raga. Quindi, non so quale dei due esce prima, ma l'idea è quella. Allora, avete visto la pasta, c'è il livello, adesso si va a mettere l'acqua. Queste sono emozioni, ragazzi. Mi sento combattuto. È un silenzio di quelli eterni, ragazzi. Un dolore che pervade il corpo, l'anima e la mente. È un rumore che rimarrà per sempre scolpito nella vostra vita. L'acqua fredda nella scatola che cucinerà la pasta, ragazzi. Occhio che non la verso, faccio un macello a casa. Boyuka mi ammazza. Ok. Ci siamo, ragazzi. 500 la potenza per 4-5 minuti nel microonde. E si va. Ci vediamo a fine cottura. Poi, non dimenticate il sale, ragazzi. Perché mica la potete mettere una volta che bolle l'acqua. Qua non esiste sta cosa, quindi... Oh mio Dio. Saliamo un po'. Tanto più peggio di così non si può andare a vita. Sono trascorsi 5 minuti, ragazzi. E la potevo vedere che bolliva proprio, con molto nonchalance. E ragazzi, sembra che ha fatto la sua porca figura. Adesso lo andiamo a scolare. Ho rischiato un'ustione di 850 grado per togliere l'acqua da sta scatola. E come ho tolto la convenzione adesso, come... Sento l'odore, raga. Mamma mia, sembra proprio cotta nella plastica. Cioè, si sente l'odore della plastica del microonde. Incredibile. Come cavolo te la fanno a mangiare così? Poi sta pasta si è gonfiata. Non è assurda per essere poco più di 100 grammi. È uscita al dente. Anche se ha la consistenza della... Non so manco come descriverla sta cosa. Ci aggiungo un po' di sugo che ho fatto per l'altro video. Ah. Metti il sugo, ci dai una bella girata a... Ah. Che ti ricorda l'Italia, che dice, oh, che bello che fanno in Italia, gira, non è microonde, la pasta, che bello! Ah, guarda qua, giri, che ti giri, che ti giri, la vita che va via, e giri... Ah. Questo è il sugo, avete visto in altro video, lo vedrete dopo, c'è la sorpresa, il sugo della sorpresa questo. Non male. E così si fa la pasta a microonde, ragazzi. Cotto. E mangiato. Io non capisco voi che dovete bollire sempre l'acqua. Non ha, capisco. Una delle meraviglie del microonde, ragazzi. Da domani, microonde a casa per tutti. È caduto. Non sono più capace di mangiare, perché è la mia italianità che si scontra con la realtà dei fatti e sto mangiando una pasta cotta al microonde. Quindi, pensare che tanti giapponesi lo fanno a casa, quelli soli, soletti, lo studente universitario. Questo è, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima! Matriciana, carbonara o altre porcate di salse e facciamo, assaggiamo le salse, quindi ho cose di già pronto. Dovete far sapere nei commenti se sta roba vi piace, soprattutto ragazzi, condividete sto video perché avete tutorial della vita. Questo è tutorial della vita, ragazzi. E l'Andrian Shop
reparto roba al microonde, ci sta la scatola, dicendo io, potete fare il regalo a un vostro amico chef. Dice, guarda, te che spadelli sempre, ti fai il vissani della situazione, il cracco della situazione, guarda qua l'invenzione, la tecnologia già a dove è arrivata, ragazzi. Ah. Buon appetito.